Lughia, nella sua ricerca di anni, indaga le dimensioni dell'assoluto, l'eterno e l'infinito. L'uomo in rapporto a queste dimensioni è rappresentato come un'ombra, un passaggio veloce. Il rapporto tra l'uomo e il mondo in queste opere che qui vediamo è quello di proiettare nel cielo queste costellazioni che in qualche modo lo mettono in un rapporto, in un dialogo fatto di segni, fatto di astrazioni che danno un senso alla vita. Nei suoi lavori lascia le sue impronte e include anche i materiali più diversi. In questo caso sono delle cortecce che vengono incluse nella cellulosa e quindi la cellulosa che accoglie la memoria dell'artista con le sue impronte digitali e la memoria della natura. La spirale, il turbinio che caratterizza il divenire del mondo, vede al centro l'uomo, o meglio, la donna. La concezione orientale del mondo, fatta di complementarietà, è presente nei lavori di Lughia e la donna è sempre al centro. Sono queste vere e proprie cartosculture, quindi opere in cellulosa che raccolgono, come da secoli, la carta, la memoria dell'uomo. Il mio tempo della carta è la mostra che Lughia, dopo un anno di lavoro, dedica alla città di Fabriano. Lughia, che attraversa con il suo percorso artistico le più diverse tecniche e modalità espressive, e si è dedicata quindi per un anno qui a Fabriano, la sua città elettiva, allo studio della fabbricazione della carta, quindi all'uso della cellulosa, e ha raccolto in questa occasione le opere di un anno di lavoro. Sono opere di particolare spessore anche nel senso proprio di centimetri, sono una sorta di sculture. Come nasce questo tuo rapporto con la carta, Lughia? Il mio rapporto con la carta nasce perché io ho proprio la curiosità del materiale, quindi mi piace utilizzare qualunque tipo di materiale. E venendo a Fabriano mi sembrava ovvio provare la carta e quindi ho iniziato conoscendo un maestro che conosceva la carta, come si faceva la carta, quindi partendo dalla cellulosa ho cominciato così e mi sono molto divertita perché vengono fuori delle cose, soprattutto perché la carta tu la plasmi in qualche maniera e poi mano a mano che si asciuga cambia lo spessore, cambia, quindi tu fai una serie di interventi fin tanto che la carta è completamente asciutta. Il tuo principale campo di indagine è la memoria. In che rapporto è la memoria con questo tuo lavorare sulla carta? La carta che da sempre raccoglie le memorie dell'uomo. Nel caso specifico la memoria è proprio impressa nella carta, in quanto ci sono in tutti questi lavori ci sono le mie dita che ho lavorando la carta, le ho proprio impresse e quando la carta si è asciugata ci sono tutte le mie impronte, quindi penso che sia una memoria abbastanza profonda e io riesco a sentirla tantissimo questa cosa, perché vedere poi le mie mani, le mie dita che sono rimaste impresse è una cosa che mi ha dato molta soddisfazione. È bello pensare che qualcuno venga a Fabriano e poi trovi una variazione nella sua ispirazione artistica. Lughia mi raccontava prima che è passata da questa esperienza di aver lavorato con tanti materiali, non aveva mai lavorato la carta, e quelle che voi artisti chiamate contaminazioni, in questo caso c'è stata la contaminazione della carta con la sua esperienza artistica. E devo dire la verità, colpisce l'impressione del neofita come me, insomma, che vede per la prima volta queste opere. Un neofita che però ha i cromosomi della carta. Certo, sì, anche se non,
come dice, la carta si trasferisce, no? Tutta questa cosa si trasferisce, ogni cosa che c'è intorno a noi si trasferisce dentro di noi. Io sono convinto che il paesaggio, come è costruita la città, e quindi anche poi dopo, quindi la carta, le altre espressioni, il lavoro dei fabbri, si è trasferito un po' dentro di noi, e questa esperienza ce la portiamo tutti, e chi viene non può fare a meno di essere coinvolto, di intrecciare la sua esperienza, in questo caso artistica, come dicevo prima, con queste realtà. Un invito che faccio dal web è quello proprio di venirla a vedere e forse anche un po' toccarla, perché queste opere hanno una fisicità che è sicuramente superiore a molte altre. Alcune in particolare credo che diano proprio il senso fisico dell'opera d'arte e anche dell'idea del percorso che ha fatto Luvia.